Oggi, 1º aprile 2018, la gente festeggia la Pasqua. Sì, una Pasqua strana però, perché ci hanno sempre detto che Gesù, figlio di Dio, è risorto dopo essere stato ingiustamente ucciso dagli uomini. Ma chiunque non crede più in Babbo Natale sa benissimo che un Dio non può morire, esso esiste, è immortale. Per cui sulla croce c'è solo il corpo di Gesù Cristo, fattosi uomo, per scendere sulla terra e insegnare agli uomini di usare la testa e il cuore per divenire degli esseri umani e poi, dopo questa vita, poter esistere nel regno del Padre suo. Però c'è un'altra bugia che raccontano, che Gesù scese sulla terra per farsi uccidere dagli uomini e così facendo Gesù avrebbe spinto gli uomini a commettere il peccato più grave, quello mortale, violando il 5º comandamento di Dio, che ricevette Mosè, in cui si dice non uccidere, per cui gli uomini, uccidendo Gesù, commisero un peccato mortale, ricaduto poi su tutti noi, come su di noi ricade il peccato veniale commesso da Adamo ed Eva, che disubbidirono a Dio, il quale poi le cacciò dall'Eden, condannandoli a vivere sulla terra, a soffrire, a lavorare per poi morire. Peccato che ricadde su tutti i loro figli. Per questo Gesù fu inviato per salvarli, facendoli evolvere in esseri umani e non per essere ucciso da loro, come hanno fatto, spinti da quei sacerdoti che temevano di perdere il loro potere, così come altri sacerdoti tengono da 2000 anni Gesù su quella maledetta croce in cui morì. Ecco, una Pasqua strana, si festeggia la rinascita sotto un simbolo di morte, una morte data e voluta solo e unicamente dagli uomini. Gesù, essendo l'espressione della dimensione superiore, era immortale, così come il sole non può essere ucciso né spento, tantomeno Cristo, che era un sole fra gli uomini, il sole fra gli uomini, per cui immortale e splendente nell'eternità. Pertanto oggi si festeggia una Pasqua che è simile a quell'albero senza foglie, perché è nato sull'uccisione di Gesù. E così l'azzurro di questo cielo di oggi e lo splendente sole che illumina il mondo intero sono la prova che Gesù, l'essere racchiuso nel corpo umano chiamato Gesù, non è mai morto. La vita, l'esistere, sono un tutt'uno. Una muore, l'altra esiste per l'eternità e nell'eternità. Espressione di quell'essere che ci ha messo il seme di luce in noi per poter un giorno, terminata questa vita, esistere. Per cui quella croce che sovrasta il mondo intero
anche nel giorno di Pasqua ci ricorda che noi dobbiamo morire, la nostra anima, il nostro essere è simile ad un fiore di luce immortale. Ed è nell'insegnamento di Gesù che noi possiamo scoprire la nostra anima, il nostro essere, usare il cuore e la mente per evolvere, soprattutto oggi che possiamo farlo, capendo l'inganno che ha annebbiato la nostra mente e il nostro cuore da 2000 anni. Solo così potremo far parte dell'esistere già oggi, perché noi esistiamo nel vivere. Diversamente, quella croce potrebbe essere ciò che ha spinto la Madonna 100 anni fa, il 13 ottobre del 1917, a far vedere a migliaia di persone accorse per vedere il suo miracolo promesso a Fatima, sì, a fargli vedere la fine che avrebbero fatto, mostrando a loro il sole che dall'alto precipitava sulla terra, infuocato ed enorme, sì, per vendicare la morte che gli uomini hanno dato a suo figlio. Questa è la verità descritta dai fatti. Ed è il motivo per il quale feci un video in cui dimostravo, o almeno gli scienziati hanno dimostrato, che gli uomini sono degli stronzi fondamentalmente, e io dicevo che la Terra è simile al cesso dell'universo per tutti gli stronzi, che sono coloro che sanno fare solo del male che ci sono su di essa. Sì, perché bisogna avere nel cuore, nella mente, i valori che Gesù ci ha insegnato per non essere degli stronzi e non fare del male inutilmente. Solo così si potrà vivere ed essere felici in ogni momento della nostra vita. E avremmo fatto in modo che Gesù non sia stato ucciso inutilmente dagli uomini stronzi. E per non essere degli uomini stronzi basta avere dei valori ideali nel cuore e nella mente, che sono simili a questi fiori che rendono il prato ancora più bello, e non solo a primavera e in estate, ma sempre. Questo è ciò che distingue gli uomini stronzi dagli esseri umani, che sono sempre come un prato, un fiore. E così ogni essere umano ha dentro di sé un piccolo fiore giallo di luce, e non si perderanno mai nelle tenebre del male né della morte. Questa è la vera Pasqua, la si ha nel cuore quando si è capaci soprattutto di amare.